i rappresentanti degli enti e delle aziende che partecipano a questa serata di presentazione del nostro nuovo corso di logistica. Io sono il dirigente scolastico dell'Istituto Marconi, Guido Rosso, e sono particolarmente lieto appunto di dar vita a questo incontro di questa sera. In apertura passeremo ad una firma, diciamo così, ufficiale. La firma diciamo formale è già stata apposta digitalmente, ma faceva piacere sottolineare l'importanza della firma del protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività previste dal progetto ampliamento del polo logistico tortonese tra Comune di Tortona, Istituto Marconi e Fondazione Slala con il contributo di ANPAL Servizi. È un protocollo importante che sostiene il nostro istituto, sostiene il territorio di Tortona, sostiene la città di Tortona, grazie anche a delle sinergie tra appunto enti statali, enti locali e fondazioni enti appunto che forniscono servizi relativi all'orientamento, all'inserimento nel mondo del lavoro e ad aspetti legati appunto al mondo del lavoro e alla scuola. Questo protocollo verrà firmato dal sindaco di Tortona, verrà firmato successivamente dall'avvocato Rossini, presidente della Fondazione Slala, e dal sottoscritto. Una copia in più, naturalmente, sarà consegnata al dottor Franco Mittica, che è il responsabile di divisione territorio di ANPAL Servizi, che non è firmatario direttamente di questo protocollo, ma è firmatario di un accordo precedente, per cui questo protocollo viene appunto firmato con il contributo di ANPAL. Quindi procederemo a questo saluto e poi successivamente lascerò, dopo la firma, lascerò la parola innanzitutto al signor sindaco, con un saluto istituzionale, all'assessore Marzia Damiani, che è stata il motore primigenio di questo corso di logistica. Mi fa particolarmente piacere, insomma, sottolinearlo anche in questa situazione, perché ci ricordiamo tutto il lavoro che è stato fatto, che è cominciato prima del dramma che abbiamo vissuto e che è continuato durante e che adesso ha il suo risultato più importante. Invito quindi il signor sindaco, passeremo allora per motivi di protocollo di sicurezza una persona, la professoressa Franza, che ringrazio moltissimo perché è stata lei invece il motore di questa organizzazione, mi dà una mano per la gestione logistica dei protocolli da firmare. Li firmiamo tutti quanti, uno per uno, usiamo la Big Crystal e poi la penna, diciamo, rappresentativa col logo del Marconi, e ne facciamo omaggio. È una piccola cosa, ma riteniamo significativa di quello che stiamo facendo questa sera. Grazie Cosa, davvero, ma è un simbolica e significativa di questo momento. Procediamo con le firme e poi facciamo i saluti istituzionali. Grazie. grazie. Chiamo quindi l'avvocato Cesare Rossini. Sì.
inviterei il dottor Mittica, che non ha firmato, diciamo, di pugno, ma è come se avesse firmato prima, a ricevere, quindi copia. Grazie. E naturalmente per naturalmente è la copia della nostra scuola. E invito nuovamente allora il signor sindaco per un saluto. La ringrazio. Grazie professor Rosso. Devo un ringraziamento prima di tutto alla Fondazione Cassa del Risparmio di Tortona, che ci ospita in questa bella sala. Il ringraziamento e il saluto più caloroso va sicuramente al professor Guido Rosso, dirigente scolastico dell'Istituto Marconi, con cui si è condiviso questo percorso, come lui già vi ha anticipato, nonostante le ovvie difficoltà che si sono verificate in questo periodo. E devo sicuramente ringraziare anche il presidente della Fondazione Slala, l'avvocato Cesare Rossini, che come sempre si è reso estremamente disponibile a rispondere a quelle che sono le esigenze dei territori in cui agisce la Fondazione e, per quanto ci riguarda, di Tortona e del Tortonese. Chiaramente devo anche ringraziare la provincia di Alessandria e il suo presidente Gianfranco Baldi, che ci è stato vicino in questo processo e ci ha sostenuto, perché comunque sono molti gli attori che sono entrati a far parte di questo progetto e che hanno permesso la realizzazione di questo punto di partenza importante. Chiaramente ringrazio anche tutti gli sponsor privati e tutti coloro che interverranno dopo di me. Tortona, noi lo sappiamo, ha una vocazione logistica molto forte. Se con le nuove i nuovi lavori dell'alta capacità del Terzo Valico, tutta la zona del Basso Piemonte diventa importante in rapporto al traffico di merci provenienti dai porti liguri, sicuramente Tortona può vantare una attività di lungo corso nel campo della logistica, con attori importanti che hanno saputo caratterizzare dal punto di vista industriale la nostra area, e ha una prospettiva molto positiva di ampliamento e anche di crescita economica proprio nel futuro della logistica e nell'identificarsi insieme alle aree adiacenti al nostro comune come il vero e proprio retroporto di Genova. È un futuro importante che va coltivato, per cui le amministrazioni pubbliche devono lavorare in contatto con quelli che sono poi gli attori privati, e il nostro impegno in questo senso
si è anche concretizzato quando, insieme agli altri 11 comuni coinvolti dal lavoro dai lavori del Terzo Valico, ci siamo riuniti per assegnare quei 60 milioni di economie sul progetto del Terzo Valico che dovevano avere ricadute sul nostro territorio. 11 sono stati impiegati in opere di compensazione, fin da subito, già dalla passata amministrazione, e i restanti 49 fanno parte di un progetto condiviso in cui si è riusciti a raggiungere un'intesa tra tutti gli 11 comuni, e per questo io devo ringraziare tutti gli 11, gli altri 10 sindaci che hanno collaborato per raggiungere questo obiettivo, ma anche il commissario Calogero Mauceri che ha seguito passo passo questo processo. Tortona riceverà di questi fondi 4.677.000 euro e una parte importante andrà proprio nella direzione di migliorare alcune sedi di istituti, nella fattispecie proprio pensati per l'Istituto Marconi, e idealmente anche per contribuire alla affermazione di questo indirizzo di studi. Perché l'indirizzo di studi in logistica? Beh, questo ve lo spiegherà più nel dettaglio l'assessore Master Damiani, a cui devo un grandissimo ringraziamento, perché è da una sua idea che si è arrivati a questo obiettivo, insieme alla collaborazione con il professor Rosso. Ma chiaramente non esisteva sul nostro territorio un sistema di formazione per lavoratori specifici che operassero nel campo della logistica. Un territorio con una vocazione così forte, chiara, definita, stranamente non aveva la possibilità di creare dei lavoratori che potessero andare a essere impiegati in questo settore così importante. Di conseguenza qui nasce l'idea, di cui parlerà più diffusamente l'assessore Damiani, ma tutta l'amministrazione l'ha subito supportata e, collaborando con gli enti che ho già citato, siamo finalmente riusciti ad arrivare a questo importantissimo obiettivo che spero possa dare delle concrete possibilità lavorative ai ragazzi e alle ragazze di Tortona. Grazie a tutti. Invito l'assessore Damiani al suo intervento. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. E anche io devo fare la mia parte di ringraziamenti, che sono un po', spero di non annoiarvi, però sicuramente devo dire grazie al nostro sindaco e a tutta l'amministrazione comunale del comune di Tortona, che ha creduto in me e nella mia idea e in questa voglia di fare qualcosa per i ragazzi di Tortona. Io lo chiamerò sempre preside, anche se lui è dirigente, ma io lo chiamerò sempre preside perché sono affezionata a questo nome di preside, storico, ma molto affezionata. Quindi al preside Rosso, perché come una furia 2 anni fa sono entrata nel suo ufficio e l'ho appiccicato alla sedia con un'idea un po' forte, e lui molto cauto mi ha subito arginato un pochino, perché io sono un po' emozionale. E mi ha arginato un pochino, poi però insomma ha accolto questa idea e ha detto no, ha ragione, lavoriamoci sopra e facciamo qualcosa di bello. E così oggi siamo qui. Grazie all'Ufficio Scolastico Territoriale, alla dottoressa Dagna, che ringrazio anche lei per quanto il grande lavoro faccia sempre per tutti i ragazzi e per la scuola della provincia di Alessandria. Grazie infinito all'amico, voglio definirlo così, e all'avvocato Cesare Rossini, presidente della Fondazione Slala, perché è stato lui a portarmi quel giorno
a quell'incontro dove si parlava di logistica e incontrai l'Istituto Sobrero di Casale Monferrato che fa logistica e a me venne quest'idea di dire se la logistica la fanno a Casale Monferrato, ma perché non la dobbiamo fare a Tortona che siamo noi la patria della logistica? Perché Tortona non può ambire ad avere qualcosa di così bello, di puntare sul futuro dei nostri ragazzi? E così è nato questo progetto. Da un incontro casuale, formativo, è nata quest'idea. Quest'idea che io ho trovato geniale e fortunatamente ho trovato qualcuno che ha sposato questa mia voglia di fare. Io credo che oggi sia una giornata importante, importante per Tortona. Qui oggi noi mettiamo un punto che non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza per creare qualcosa di bello e soprattutto quello che io dico sempre, investire nei nostri ragazzi, perché loro sono il futuro nostro, ma il futuro del nostro territorio. Quindi le aziende che ci sono e che ci saranno e che cresceranno nel futuro nel territorio tortonese potranno direttamente attingere a quelle che sono le risorse umane create sul nostro territorio, in queste scuole. E io sono contenta di aver fatto la mia piccolissima parte per dare questa possibilità ai giovani tortonesi. E io posso solo che ringraziarvi e sperare che ci siano tante iscrizioni. Tutto qua. Grazie e buona serata. Grazie. Mi unisco naturalmente a tutti questi ringraziamenti e anche al ringraziamento alla dirigente dell'ufficio scolastico, la dottoressa Dagna, questa mattina mi ha mandato un messaggio. Lei è impegnata in un'ispezione a Torino, non assicura il passaggio, però anche lei ci ha dato il suo supporto, perché l'invito e la pubblicità a questo nostro corso di logistica è stato rispedito anche da, non soltanto da Marconi appunto, ma anche dall'ufficio scolastico territoriale a tutte le scuole della provincia, e quindi ha contribuito direttamente a tutto questo. E condivido assolutamente quello che diceva l'assessore Damiani, questo è un momento molto importante, è un traguardo di un percorso molto gratificante, molto appassionante, non privo di fatica naturalmente, perché se non c'è la fatica non si raggiungono i risultati, però è certamente un punto di partenza. Siamo arrivati qui, adesso partiamo. E unisco ai miei saluti naturalmente il vice sindaco Monreale, lo ringrazio ancora. Ieri ci hanno onorato di un incontro con i nostri ragazzi di meccanica, stanno seguendo un corso di termoidraulica, ideato anche questo da un rappresentante del territorio tortonese, che è il dottor Fabrizio Siro, e anche in questo caso abbiamo colto, sempre con la solita prudenza a cui faceva riferimento l'assessore Damiani, ma siamo comunque partiti, siamo nel mezzo anche di questa bella avventura. Entriamo nel cuore della conferenza. Mi permetto di lasciare un piccolo stacco, soprattutto rivolto ai genitori e ai ragazzi e alle ragazze che sono qui presenti, che corrisponde ad un filmato che abbiamo realizzato a Marconi.
filmato che è stato realizzato, un cosiddetto filmato emozionale che sintetizza molti degli aspetti della logistica. E i laboratori che si vedevano sono laboratori del Marconi. Avete visto uno dei droni della nostra flotta di droni, che è ripreso anche nel filmato, un drone volante che viene utilizzato nella logistica. Quello che si è visto prima è un drone terrestre. Il salto da un banco all'altro naturalmente deriva da una programmazione del software del drone che è stato realizzato dai nostri studenti, ovviamente non ancora di logistica, ma ovviamente la logistica, come vedremo nella presentazione che mi accingo a esporre, la logistica studia anche questi aspetti. Il corso trasporti e logistica, articolazione logistica, queste slide sono reperibili come filmato sul nostro sito. È già stato detto, soddisfa una richiesta, una vocazione del nostro territorio e coniuga discipline molto diverse tra loro, umanistiche, giuridico-economiche, tecniche e scientifiche. Quindi coniuga discipline appunto umanistiche con le cosiddette STEM, cioè le discipline scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche. Questo, ripeto, lo rivolgo soprattutto alle ragazze e ai ragazzi presenti. Questo è il quadro orario di un corso di logistica. Questa slide credo che sia fondamentale in un'ottica di orientamento per far capire che cosa si studia. Si vedono nelle due colonne dove è indicato prima e secondo anno le discipline sostanzialmente comuni a tutti i nostri corsi nel biennio e la specializzazione, come avviene in tutti i corsi di tecnico-tecnologico, avviene dalla terza in poi, con 3 ore curricolari settimanali di elettrotecnica, di elettronica e di automazione, 2 ore settimanali di diritto ed economia, è il riferimento a cui facevamo riferimento appunto prima. Quindi discipline umanistiche e giuridiche, diritto ed economia, i periti non lo perdono dalla terza in poi, i periti in logistica lo mantengono. Scienza della navigazione, struttura dei mezzi di trasporto, meccanica e macchine, logistica. Sono tutti aspetti che vedremo poi nel dettaglio con i successivi relatori, che sono appunto materie che definiscono un professionista che deve essere a conoscenza di varie discipline e sostanzialmente deve essere un organizzatore. Un organizzatore deve svolgere una leadership sul personale e un organizzatore di movimentazioni merci e non solo. Prepara appunto i professionisti della logistica. In forte crescita, era nel filmato, i nostri illustri relatori avranno modo di sottolinearlo come la logistica sia in continua espansione. Il dramma che tuttora purtroppo stiamo vivendo legato alla pandemia, sappiamo benissimo quanto abbia incentivato determinati aspetti sostenuti appunto dalla logistica, che naturalmente non mi sto riferendo solamente, che so, agli acquisti su Amazon, ma anche alla gestione dei vaccini, al trasporto dei vaccini, che richiedono una logistica particolarmente specializzata. Il corso prepara anche per gli studi universitari ma in facoltà. Noi crediamo fortemente in questo corso, sia per i motivi già più volte illustrati prima, sia perché dà una preparazione a questo corso che consente, peraltro come gli altri corsi del Marconi, però consente sia un inserimento rapido nel mondo del lavoro, lo testimonia anche Duscopio, la Fondazione Agnelli, il nostro istituto da anni ai vertici della graduatoria per coerenza e tempistica dell'inserimento nel mondo del lavoro, coerenza con il titolo di studio. Con la logistica è verosimile aspettarsi un ulteriore
passo avanti, ma anche studi universitari. Negli incontri che ho avuto nelle settimane scorse con le terze medie, anch'io come l'assessore Damiani uso i termini, no? Mi fa piacere essere chiamato preside, e mi fa piacere parlare di terza media e non di terzo anno della secondaria di primo grado, che diventa molto più complicato da dire. Ho spesso fatto riferimento a questa facoltà a Genova, prima si parlava di Tortona come effettivo interporto di Genova, perché a Genova ad esempio c'è questa facoltà di economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti. Il legame tra retroterra e mare e Liguria e Genova significa anche Vado, significa anche la conferenza e quanto abbiamo costruito insieme a Slala già l'anno scorso con una videoconferenza organizzata in collaborazione con non soltanto una, tra l'altro, con l'interporto di Vado. Uno dei filmati che Slala, il dottor Ronchetti, il dottor Ferrari ci avevano messo a disposizione, derivante appunto dall'interporto, uno era estremamente spettacolare perché si vedeva una automazione completa della movimentazione dei containers, che da un lato può far pensare ad una disumanizzazione del settore, in realtà a monte sta sicurezza del lavoro e programmazione svolta da ingegneri, da periti in logistica. Questa facoltà è certamente molto interessante, ma nei politecnici di Torino e di Milano ci sono, a Torino ingegneria logistica della produzione, a Milano ingegneria gestionale. Il Marconi è in rapporti stretti con l'Università del Piemonte Orientale, che fa parte del suo comitato tecnico scientifico, e quindi anche con l'Università del Piemonte Orientale c'è un consolidato legame di collaborazione. E questa è un'immagine dei laboratori che già sono presenti al Marconi, che sono certamente utili. Saranno utili anche per la logistica, che richiederà ovviamente altri laboratori specializzati, tra l'altro con dei simulatori di volo ed altro. Prima la dottoressa Damiani ha citato anche l'esperienza del Subrero, siamo stati in contatto anche con loro, un ringraziamento anche se a distanza mi permetto di farlo anche a Riccardo Rotta, che è mio collega del Sobrero, con cui divido ormai 10 anni di dirigenza, ci siamo sentiti spesso in questi 2 anni, perché appunto a Casale sono partiti prima, però mi fa piacere sottolineare che questo tipo di corso in provincia c'è soltanto a Casale e a Tortona. Naturalmente non entro nel merito della situazione casalese, però credo che questi due poli logistici, pur con le dovute differenze di territorio e quindi di importanza o di incidenza, però sono significativi nella parte settentrionale della provincia, nella parte meridionale e orientale della provincia. Fuori questo corso si trova soltanto fuori provincia, oltre che a Casale, ad Asti oppure a Pavia. Quindi credo che sia particolarmente da sottolineare l'importanza del fatto che la logistica a Tortona può coprire un territorio che va certamente oltre il tortonese, che peraltro non è il fulcro. Io mi fermo, spero di essere stato chiaro in questo inquadramento molto, molto scolastico, e seguendo la nostra locandina lascio la parola al dottor Pierfausto Ferrari di Slala, che invito ad accomodarsi per continuare questa nostra conferenza. Naturalmente, qualora ci fossero delle domande, saremo lietissimi di rispondere a queste in coda alla conferenza. Grazie. No. Buonasera a tutti. Allora, io sono qui in rappresentanza della Fondazione Slala, che è una fondazione che opera da anni sul territorio e che si occupa, tra le altre cose, anche di promuovere la formazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Io lavoro da 20 anni nella formazione, quindi so benissimo quanto è importante la scuola per i giovani, sia come luogo di aggregazione, di educazione sociale, sia come strumento di avvicinamento al mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che si evolve semplicemente perché è legato a un'economia che non solo cambia continuamente, ma che mai, come negli ultimi 20 anni, ha vissuto cambiamenti così rapidi. Il progresso tecnologico, le innovazioni in ambito informatico, i cambiamenti nello stile di vita e nei processi d'acquisto delle persone, la globalizzazione hanno completamente rivoluzionato gli scenari competitivi, creando nuovi rischi ma anche grandi opportunità. I rischi sono per quelle imprese che rimangono ancorate a processi produttivi e distributivi che ormai sono superati, sono obsoleti, e sono imprese che purtroppo verranno marginalizzate. Poi però ci sono le opportunità, ce ne sono tante, e non sono soltanto per le imprese di nuova costituzione, ma sono anche per le imprese esistenti, che sono e saranno sempre la stragrande maggioranza anche in termini di occupazione. E sono imprese che, utilizzando modelli organizzativi, gestionali e distributivi più moderni, più efficienti e più efficaci, potranno produrre reddito e soprattutto generare occupazione, che è la cosa che più interessa per i nostri giovani. È chiaro però che perché tutto questo possa verificarsi è necessario che venga verificata una condizione: gli imprenditori dovranno avere la possibilità di trovare sul mercato le professionalità e le competenze di cui hanno bisogno. E questo vale per tutti, vale per l'agricoltura, vale per l'industria, vale per la filiera agroalimentare, vale per la filiera dell'auto e vale per la filiera dei trasporti e per la logistica in generale. La formazione nei prossimi 10-20 anni farà sicuramente la differenza, quindi le competenze saranno determinanti per le imprese e per i lavoratori. Quindi la scuola ha una grande responsabilità, che è quella di creare, preparare i profili e le figure professionali che il mondo del lavoro andrà a richiedere nei prossimi anni. Non sarà un compito facile, la scuola italiana ha delle difficoltà strutturali e storiche, la più importante delle quali secondo me è proprio la difficoltà, la carenza di comunicazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Cioè sono due mondi che si parlano poco, mentre in realtà sono strettamente correlati. Il mondo della scuola ha bisogno del mondo del lavoro e viceversa. Negli ultimi anni la situazione è leggermente migliorata, nel senso che comunque sono state introdotte nuove tipologie contrattuali, come l'apprendistato di primo livello, permette ai giovani di andare a scuola e di completare gli studi lavorando, sono stati introdotti dei percorsi scolastici nuovi come gli ITS e gli FTS, adesso non entro nel merito, ma sono corsi post diploma che in altre sono legate alle caratteristiche del territorio e in altre nazioni hanno una grande diffusione e soprattutto un grande impatto occupazionale. Però ovviamente non basta, la maggior parte del lavoro deve essere fatta per gli istituti tecnici, gli istituti professionali e in generale la scuola superiore, perché la massima parte dei nostri giovani esce da questi percorsi. Quindi ben vengano queste iniziative e ben vengano nell'ambito della logistica, che lo avete già sentito, lo sapete tutti, per il nostro territorio è da sempre un vantaggio competitivo. Cioè, siccome non è che ne abbiamo molti, credo sia nell'interesse di tutti fare in modo che gli operatori economici possano trovare sul territorio le risorse di cui hanno bisogno, anche in termini di personale. Io non sono un esperto di logistica, premetto, però provo a dire in 2 minuti cos'è la logistica, ma soprattutto in quali direzioni si sta muovendo. La logistica non è soltanto un settore economico, la logistica è più propriamente una funzione aziendale, è una delle funzioni di un'azienda. È una funzione molto vasta, molto complessa, che comprende diverse fasi, dall'approvvigionamento delle materie prime e delle merci al loro trasporto,
alla fase di accettazione e di stoccaggio dei magazzini, alla movimentazione interna tra i diversi reparti. Quindi c'è una logistica in ingresso, c'è una logistica interna che è la gestione vera e propria del magazzino, e c'è una logistica in uscita che è la fase di trasporto finale verso il cliente. Quindi è fondamentale per le aziende di produzione, ma è altrettanto importante per le aziende commerciali, ed ha un ruolo insostituibile anche per le famiglie e più in generale nel mondo dell'economia. Ora, anche la logistica però cambia. Cambia perché? Cambia perché in presenza di mercati che sono sempre più competitivi, sempre più globalizzati, in presenza di distanze che sono sempre più ampie, è evidente che la movimentazione delle merci diventa un fattore critico per le imprese, e pertanto è necessario utilizzare tutti quegli strumenti e tutte quelle procedure che le nuove tecnologie mettono a disposizione degli operatori. Vale per il magazzino, vale per i trasporti, vale per la logistica in generale. A livello di magazzino, diciamo che l'informatizzazione è già in atto da tanti anni, nel senso che ormai le imprese hanno automatizzato la gestione del magazzino, con evidenti vantaggi in termini di maggior flessibilità, riduzione degli sprechi, collegamenti informati in tempo reale tra il magazzino e gli altri uffici aziendali, e non ultimo un miglioramento nella qualità del lavoro, perché l'automazione ha assorbito e quindi eliminato le mansioni più semplici, più ripetitive e soprattutto più pesanti e faticose. Lo stesso processo avviene, presumo, anche per il sistema dei trasporti. Perché? Perché l'introduzione di procedure informatiche e digitali permetterà agli operatori di avere riduzione dei tempi, trasporti più rapidi, riduzione dei viaggi a vuoto e soprattutto un controllo in tempo reale sulla merce viaggiante. L'operatore sa in qualunque momento dove si trova la merce trasportata, dove si trova il mezzo, e quindi ha possibilità di intervento immediate in caso di guasti, di incidenti, di imprevisti o altro. Quindi è evidente che sono tutte novità positive, però servono competenze. Servono competenze, servono conoscenze, servono abilità, servono nuovi profili, serve tutto ciò che solo un corso specifico può dare. Quindi io credo che tutti gli enti che partecipano a questo progetto, a questa iniziativa, siano ben lieti di dare il proprio sostegno ai giovani, alle famiglie durante questo percorso. Io credo che la qualità di un percorso scolastico dipenda sicuramente dai contenuti, dagli argomenti, ma dipende anche dall'intensità delle relazioni che l'istituto è in grado di attivare con i soggetti economici del territorio, con le imprese, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali e in generale con quegli enti come ANPAL, come Fondazione Slala, che hanno tra i propri obiettivi quelli di mettere in relazione domande e offerte di lavoro. Quindi io parlo per Slala, voglio dire, noi da 2 anni abbiamo attivato, cercato di attivare tante iniziative a sostegno di questo progetto. Ricordo solo che il 28-29 febbraio 2020 era già stato programmato un viaggio all'Interporto, era stato addirittura organizzato un viaggio all'Interporto di Valdoligo, poi purtroppo per evidenti motivi non abbiamo potuto farlo, ma sicuramente lo riorganizzeremo e lo faremo. Abbiamo organizzato degli incontri online con i ragazzi, con le scuole, con le aziende, l'abbiamo fatto nel 2020, l'abbiamo fatto nel 2021, abbiamo già programmato altri interventi. Quindi io credo che sia doveroso tra l'altro ringraziare l'avvocato Rossini, che è il nostro presidente, il dottor Rocchetti, che è il responsabile, diciamo, della commissione, coordinatore della commissione a cui appartengo, ma anche tutte le altre persone che si sono attivate sul nostro territorio, ma anche sull'Alessandrino, su Casale, su Asti, cioè, sono
iniziative congiunte, non c'è concorrenza, ognuno cerca comunque all'interno del proprio territorio di creare quelle competenze che presuma possano essere spendibili sul mercato del lavoro nei prossimi anni. Quindi alle famiglie e ai ragazzi credo che l'aiuto che potrà venire da ciascuno di questi enti sarà assolutamente continuo, potranno vedere con fiducia e anche con un po' di entusiasmo, secondo me, questo nuovo percorso, sperando che dia i risultati che ci aspettiamo. Io credo di avere abbondantemente sforato il tempo che ho a disposizione, vi ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi annoiato troppo. Ringraziamo il dottor Ferrari che naturalmente Slala, che ha contribuito, come detto, alla riuscita di questo e già all'introduzione della logistica durante gli anni scolastici passati con le conferenze a cui facevo riferimento io e anche ad un sostegno ripeto durante questi anni. Lascio a questo punto la parola al dottor Franco Mittica di ANPAL Servizi, che è un altro ente che collabora da anni tramite la dottoressa Marina Ferrari con l'Istituto Marconi e che è strettamente legato anche alle prospettive lavorative legate al settore logistico, e anche questo credo sia particolarmente interessante per i genitori, i ragazzi e le ragazze che sono qui presenti in questo momento. Dottor Mittica, prego. Buonasera a tutti e a tutti, grazie per averci invitati. Io sono qui appunto in rappresentanza di ANPAL Servizi, una sigla strana. ANPAL sta per Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e ANPAL Servizi è il braccio operativo in qualche modo di ANPAL, quindi per portare le politiche attive del lavoro, quindi anche sul territorio. Tra le altre cose che facciamo c'è proprio quella di accompagnare, favorire la transizione dei giovani italiani tra il mondo della formazione, dell'istruzione a tutti i livelli verso il mondo del lavoro. Dal punto di vista degli istituti di istruzione secondaria superiore, le medie superiori, per restare all'utilizzare i termini vecchi come preside, scuole medie, eccetera, lo citava prima l'assessore Damiani, quindi per accompagnare gli studenti delle scuole superiori anche verso il mondo del lavoro. Su questo seguiamo circa 1000 scuole in tutta Italia, tra cui l'Istituto Marconi. Siamo qui perché abbiamo accompagnato questo percorso con Slala, il famoso incontro che citava prima l'assessora Damiani, credo che fosse quello a cui ero presente anch'io al Sobrero parecchio tempo fa. Quindi siamo partiti un po' tutti assieme. Una premessa, parlare dopo che hanno già parlato delle altre persone significa adesso io cosa dico, perché una serie di cose che mi ero segnato le hanno già trattate le persone che mi hanno preceduto, ma niente paura. Allora, una cosa importante, il territorio e le scuole del il territorio ha una sua vocazione, lo dicevano prima, ed è importante che questa vocazione venga accompagnata da tutti i soggetti che sul territorio insistono, tra cui le scuole. Questo perché bisogna appunto valorizzare quello che il territorio può esprimere, perché anche la scuola può essere e deve essere agente e volano di sviluppo per il territorio, agente di crescita per il territorio. Quindi assecondare senza fare proselitismo. Quindi io non direi mai a tutti i giovani iscrivetevi per forza all'Istituto di Logistica, anche perché da una parte il preside mi direbbe tutti gli altri miei indirizzi che fine fanno, però dico, vedo che ci sono dei ragazzi, delle famiglie presenti, informatevi, conoscete quello che è il menù che il mondo dell'istruzione vi propone, in modo da poter scegliere il piatto che non solo vi piace di più, perché a volte quello che vi piace di più potrebbe non farvi bene alla salute, sto usando questa metafora. E soprattutto, è un'altra cosa, quando arriviamo al ristorante c'è un
piatto del quale non conosciamo il nome, se vogliamo essere informati chiediamo ma cosa contiene, ed è un po' quello che è stato fatto oggi, un po' quello che c'è alle mie spalle, il programma di studi. Quindi conoscere diventa importante per poter fare una scelta consapevole, altrimenti noi sceglieremmo quello che ha preso il nostro vicino di tavolo. Per restare nell'ambito della scuola, scegliamo una scuola, un istituto perché solo perché c'è il nostro compagno del cuore, la nostra compagna del cuore, il nostro amichetto, e quindi vogliamo andare a scuola con lui, o perché è vicino a casa. Ecco, queste sono delle scelte che possono avere una loro legittimità, ma che poi rischiano di essere frustranti, perché non è la strada giusta, rischiano di non avere sufficienti prospettive, rischiano di non assecondare anche quella che è la nostra visione, del nostro futuro. Quindi è importante orientarsi, e per orientarsi è importante conoscersi, conoscere, e per conoscere è importantissimo che ci siano dei momenti come quello di stasera in cui viene presentato un qualcosa di nuovo che ancora non esisteva a Tortona, che dall'anno prossimo esisterà e che quindi diventa elemento di arricchimento per chi deve fare una scelta. Più conosco, meglio posso ponderare, meglio posso scegliere. Quindi è importante nell'ottica di orientarsi, farsi guidare anche da dei professionisti, e ci sono dei professionisti che fanno orientamento tanto nelle scuole medie inferiori quanto nelle scuole medie superiori. Ormai abbiamo sdoganato il linguaggio superato, però ci capiamo tutti. È importante affidarsi, è importante conoscere, è importante scegliere. Come si diceva prima, ci sono tutta una serie di sbocchi possibili nel mondo del lavoro, ma anche di prosecuzione degli studi. È stato citato come sbocco di studi, sono stati citati gli Atenei. Ricordiamo che esiste anche, prima il dottor Ferrari parlava di ITS, esiste in Piemonte, non molto distante da qui perché a Novara, esiste anche un ITS con indirizzo logistico, quindi un altro sbocco per diventare dei tecnici superiori, per approfondire ulteriormente, acquisire competenze ancora più specialistiche rispetto al tema della logistica. Un'altra cosa che volevo riprendere dai discorsi di chi mi ha preceduto: il mondo del lavoro cambia, perché cambia la tecnologia, perché cambia anche la logistica, ma questo non significa che non bisogna studiare adesso subito, perché magari tra 10 anni, per quando i ragazzi si saranno diplomati o laureati, il mondo sarà cambiato ancora. L'importante del seguire un percorso di studi è proprio quello di preparare una forma mentale di un certo tipo, quindi cominciare ad entrare in un certo modo di pensare, in un certo modo di conoscere il mondo. E poi una cosa importante, il fatto di imparare ad imparare, che dovrà accompagnare la crescita di tutti gli studenti, di tutti i lavoratori, fino al momento della pensione e forse anche oltre, perché lo stiamo vedendo, in questi 2 anni di pandemia io ho visto delle persone abbondantemente in pensione, quindi non per motivi lavorativi, imparare ad usare Zoom, imparare a collegarsi col resto del mondo, con le famiglie, eccetera. Quindi il fatto di imparare in un mondo che è in continua evoluzione è importante, e il fatto di entrare nell'imparare ad imparare. Questo fa parte delle competenze trasversali che vengono citate molto spesso, che accompagnano la formazione tecnica, che accompagnano la formazione teorica dei nostri ragazzi, e che è importantissimo che vengano ancora potenziate, che vengano utilizzate al meglio. Questa è una delle cose che come ANPAL Servizi facciamo in accompagnamento alle scuole, accompagnarle a dei percorsi che permettano di potenziare, di acquisire delle competenze trasversali, tra le quali appunto quella di imparare ad imparare, quella di imparare a stare in un posto di lavoro, imparare a leggere un'organizzazione, imparare a leggere il mondo che cambia. Ecco, queste sono tutte cose importanti che la scuola, prima si diceva la scuola in Italia è indietro, ma la scuola sta facendo dei passi da gigante nel
con dei limiti strutturali, con dei limiti economici, con dei limiti di risorse, con dei limiti di riconoscimento anche agli insegnanti. Alcuni insegnanti sono degli eroi nel nostro paese, se ce ne sono alcuni, purtroppo poi finiscono sui giornali solo quelli che non lo sono, ma bisogna dare merito a chi anche in questo periodo si è reinventato un modo di lavorare ed è riuscito a portare dei risultati avanti. Dicevo, la scuola sta accompagnando, il sistema della scuola sta accompagnando la crescita dei nostri giovani, che diventerà crescita professionale. Questo in un'ottica non solo ed esclusivamente di occupazione immediata, ma nel creare tutta una serie di presupposti per favorire l'occupabilità delle persone. Oltre ad essere cambiato dal punto di vista tecnico, il mondo del lavoro è cambiato anche dal punto di vista delle dinamiche. Non siamo più ai tempi dei nostri nonni, quando una persona entrava in un'azienda a 16, 18, 15 anni, 22 se si era laureato e ne usciva alla pensione. E quindi è importante anche, si cambia lavoro molte volte nel corso della vita, a volte si cambia professione, a volte si resta nello stesso ambito ma cambiando aziende. È importante avere delle persone sempre pronte anche al cambiamento, e quindi la scuola può fare per creare delle persone sempre e costantemente occupabili. Ed è questo che noi ci aspettiamo, e questo che come Ampa Servizi vogliamo favorire attraverso il nostro lavoro che arriva su mandato appunto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e direttamente dal Ministero del Lavoro. Grazie. Grazie anche al dottor Franco Mittica, e approfitto della piccola pausa per salutare il capitano Lavinia, comandante della compagnia Carabinieri di Tortona, che produce onore della sua presenza. Adesso diamo voce ad aziende, in modo da completare questa presentazione degli studi di logistica, e dando la parola appunto a funzionari di Autospend G e di Michelin. Abbiamo cambiato leggermente, abbiamo detto, l'ordine dei relatori. Lascio la parola al dottor Pasquale Vercè, responsabile del magazzino prodotto finito di Michelin. Il discorso qual è, in sostanza? Con Autosped, mi viene da dire, la logistica in pratica, con Michelin la logistica in azienda e un'azienda per la logistica, perché naturalmente il prodotto di Michelin è abbastanza chiaro come sia strumento di logistica. È possibile teorizzare? Passa lei la... Sì, non può passare la scuola sul fine, sulla luce. Buonasera. Allora, parliamo un attimino della logistica come gestita in Michelin. Partiamo un attimino da quella che è l'organizzazione un po' della nostra azienda, con una supraescena che muove un attimino tutti i flussi, con un pilotaggio della capacità di produzione dell'industria, e dall'altra parte la gestione dei nostri clienti, dei loro bisogni. In questo contesto la logistica regola i trasporti, il magazzino e lo stoccaggio dei prodotti all'interno dello stesso. Questa noi la consideriamo una logistica di servizio, e andiamo a vedere qual è la definizione.
La logistica che è di servizio è un processo di pianificazione per noi, implementazione e controllo dell'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semi lavorati e prodotti finiti, e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo, con lo scopo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. C'è stata poi un'evoluzione, abbiamo fatto una logistica integrata. Come cambia la definizione? La logistica integrata è un processo gestionale aziendale unico che governa il flusso di materiali, informazioni e merci dal punto di origine al punto di arrivo, nel quale tutte le attività gestionali sono tra loro interconnesse e interdipendenti. Vedete che i processi cambiano, mentre sopra parliamo di una logistica pura, sotto parliamo di un processo gestionale aziendale. Cosa cambia? Qual è lo schema che cambia? La logistica in MISCE mantiene il suo DNA, quindi trasporti, magazzino, stoccaggio. In più, quando è necessario, si integra alle altre funzioni aziendali. Qualche esempio: con la funzione produzione, dunque nella pianificazione della produzione, nell'ottimizzazione dei flussi e approvvigionamenti dei materiali, nell'organizzazione delle aree di stoccaggio, come si diceva in un intervento precedente, all'interno dello stabilimento anche, sistemi di handling e di materiali, con l'ufficio acquisti, dunque nella selezione e nel controllo dei fornitori. Noi forniamo i requisiti per i bisogni che noi abbiamo per favorire l'ufficio acquisti a identificare quelli che sono i trasportatori che ci servono per quel servizio particolare. E poi anche con la funzione marketing, dunque dobbiamo definire correttamente i servizi che vogliamo dare ai nostri clienti, dunque devono essere anche servizi sostenibili, una progettazione di packaging e una progettazione sulle campagne marketing. Dunque vedete che la differenza, il passaggio che c'è stato sulla logistica integrata è stato quello di non solo parlare di trasporti, ma entrare poi nella realtà anche di altre funzioni dell'azienda, dove noi possiamo portare il nostro apporto. Andiamo a vedere in questo caso l'evoluzione della distribuzione che abbiamo avuto in Italia. Partiamo dal 99, dunque da molto lontano. Gestivamo la distribuzione in Italia con delle succursali, magazzini del taglio di 10.000 metri quadrati che servivano in pratica a livello regionale tutta l'Italia. Il grande cambiamento l'abbiamo avuto nel 99, non abbiamo più le succursali, abbiamo fatto 3 magazzini di distribuzione del taglio di 30.000 metri quadrati a Torino, a Padova e a Roma, e si dividono la gestione della distribuzione. Voi vedete Cuneale, Alessandria e il nostro stabilimento che produce gomme da camion a Spinetta Marengo. A Cuneo c'è un stabilimento che produce gomme per vettura, il più grande in Europa nel suo target. Dunque questi sono i nostri 2 stabilimenti. Poi siamo arrivati alla configurazione attuale, dunque non abbiamo più Padova come distribuzione, rimane Torino e Roma. Cuneo e Alessandria, tenete conto che Cuneo e Alessandria spediscono il loro prodotto sia per il mercato rimpiazzo, dunque quello che va poi agli utenti finali, passando poi per i magazzini di distribuzione e poi arrivano agli utenti finali, e sia per il primo equipaggiamento, dunque le grandi flotte, e per quanto riguarda i centri di montaggio e i costruttori. Andiamo a vedere adesso com'è lo schema della nostra distribuzione oggi. La zona blu è la zona di competenza di Torino, la zona verde è la zona di competenza di Roma. Roma serve anche le isole. Cosa vuol dire GP1? C'è il giorno in cui il cliente ci ordina, oggi ci ordina, più uno, domani consegniamo. Sostanzialmente garantiamo sulla zona terrestre il 24 ore, 48 ore per quanto riguarda le isole. Andiamo a vedere un attimo com'è ripartito lo stock tra i 2 magazzini. Magazzino di Torino, 65.000 metri quadrati, ha la centralizzazione di tutto il prodotto che commercializziamo
in Italia, tutto il prodotto Michelin e dei marchi che fanno parte del gruppo Michelin, Trebert, Birgudris, Taurus, Cormoran, eccetera. Dunque questa centralizzazione è sulle gomme, su tutte le gomme da vettura, sulle gomme peso lordo, che cioè noi le chiamiamo peso lordo, sulle gomme da camion, agricoltura e il due ruote motorizzato, le gomme moto. Roma, 25-26 mila metri quadrati, ha la centralizzazione solo del prodotto Michelin, dunque la gamma vettura, furgone e peso lordo. Come riceve il prodotto centralizzato Torino? Noi abbiamo delle navette giornaliere che fanno Torino-Roma, il numero è dettato dal volume delle richieste della zona commerciale in quel giorno, che portano a Roma il prodotto che poi andrà in distribuzione. Tenete conto che il prodotto a Roma arriva già con l'identificazione del cliente finale, dunque a Roma viene scaricato e trasferito direttamente nelle bavette di carico, già pronto per la spedizione nella regione, nella provincia di competenza del nostro cliente. Abbiamo uno stock centralizzato anche a Chantemer e a Clermont-Ferrand, lì noi abbiamo la centralizzazione Europa del genio civile, cioè le gomme per il movimento terra, e del due ruote motorizzato, che sono sostanzialmente le gomme da bicicletta. Un accenno al nostro magazzino di Alessandria, la superficie è 33.500 metri quadrati, il 58% di quello che spediamo è per i costruttori, il 42% è per il rimpiazzo, dunque per l'utilizzo finale. Viaggio veloce, beh, si è detto più volte, siamo a 70 km dai produttori di rimorchi, che sono anche loro clienti nostri per quanto riguarda la fornitura dei pneumatici. E io ringraziamo. Molto importante quello che abbiamo ascoltato, perché è un'applicazione diretta di quello che può e deve fare un esperto di logistica, un professionista in logistica, fatto da un'azienda appunto che ha per forza di cose una sua logistica e serve la logistica. L'ennesimo ringraziamento, segno delle numerose collaborazioni di cui gode l'Istituto Marconi, a Michelin che da anni collabora con noi anche in esperienza di PCTO e non solamente. Invito adesso alla relazione il dottor Costetti di Autosped G. Siamo particolarmente lieti e onorati della presenza sua e dell'ingegner Colombo, con cui ci siamo sentiti più volte nelle settimane passate, per una collaborazione che sta nascendo e che sicuramente auspichiamo essere molto molto efficace, con un'azienda importante, inutile dire che cosa rappresenta il nome Gavio per il territorio tortonese e ovviamente non solo. Particolarmente lieti perché l'attenzione del Marconi al territorio è fortissima e Gavio è parte naturalmente importantissima di questo territorio. Buonasera, Emilio Costetti, ho la fortuna e il piacere di rappresentare Autosped G Gruppo Gavio. Quindi, grazie mille per l'invito, soprattutto perché quando il mondo della scuola si avvicina al mondo del lavoro e viceversa, è sempre una cosa positiva. In modo particolare perché? Perché, come ormai hanno già detto tutte le persone che sono già passate di qua, il mondo della logistica, in particolare, io faccio un po' di pubblicità, ha sempre bisogno di nuove risorse, perché la logistica è in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Io mi sono avvicinato a questo mondo, ormai sono un dinosauro della logistica, 30 anni fa, e qui abbiamo visto proiettato dei droni, abbiamo visto che ci sono i magazzini automatici, e sempre di più il trasporto si avvicina alle app,
abbiamo bisogno di sapere in tempo reale dove sono le merci. E soprattutto, permettetemi una battuta, però mi piace molto quando l'ho sentita, ho detto questa logistica, una volta scrivevamo la letterina di Babbo a Babbo Natale, adesso la scriviamo ad Amazon e bisogna poi fare le consegne. È già stato detto tanto, molto, quindi è stata molto bella anche la presentazione del collega che mi ha preceduto. Io arrivo dopo, perché arrivo con i trasporti, che sono quelli che hanno sempre la colpa alla fine, perché arrivano tardi. Giusto due slide, ormai chi è il gruppo Gabbio lo immagino che lo sappiate tutti. Autosped è una controllata appunto del gruppo Gabbio, e Autosped è la holding di gruppo che controlla il mondo dei trasporti. Il mondo dei trasporti di Autosped è con po' praticamente tutto il gruppo, sviluppa due numeri. Questo per dire la potenza che può avere che ha la logistica e la strategia che ha la logistica nel giorno di oggi. Racchiude 23 aziende che vanno praticamente dal mondo dei trasporti alla produzione, alla gestione dei moli, e sviluppa un fatturato di 508 milioni, qui parliamo del 2020, ovviamente, parliamo di 2.000 dipendenti e 3.700, una flotta di 3.700 mezzi. Cos'altro aggiungere? Io cosa posso aggiungere? Potremmo raccontarci tante cose. Le definizioni sulla logistica, visto che se ne sono dette tante, qui ne riporto due, giusto per dire, quello che a seconda di quello che viene fatto ci sono sfumature diverse. A me piace dire che la logistica è l'arte, la scienza di riuscire a far combaciare tutto questo. Quindi a partire dalla produttore di materie prime fino ad arrivare a consegnare a casa l'ultimo miglio l'ordine nei tempi. Sinceramente dilungarsi troppo non ne vorrebbe la pena, forse vale più la pena se riusciamo a interagire, se riusciamo a far capire di cosa hanno bisogno le aziende, quindi le domande, perché la logistica. La logistica è un settore che non finirà mai, perché niente è dove serve, e quindi occorre sempre portarlo dove serve, e occorre sempre qualcuno che si fa la punta al cervello per fare in modo che ci arrivi. Abbiamo visto quanto è cambiata la logistica, nelle bellissime slide, dal 1999 arrivare a oggi, ma perché qualcuno dietro, con la sua curiosità, con le sue competenze, ha studiato ed è riuscito a realizzare e a realizzare quello che è stato fatto nei magazzini, quindi ridurre i magazzini periferici, mettere in piedi degli hub e tramite il trasporto arrivare dove dobbiamo arrivare. Io mi ero preparato altre 3-4 cose, ma sinceramente questo è un esempio di programma di gestionale operativo che utilizzano le persone. Ci sono degli ordini, perché giornalmente arrivano gli ordini che escono dal magazzino della Michelin, siamo qui, e devono essere pianificati. Questi ordini hanno un tempo di scadenza, devono essere assegnati a dei veicoli, che è la parte sottostante. I veicoli a loro volta ricevono la missione, ecco, adesso sono toccato per avanti, scusate, che vado mai indietro. Ok. L'importanza di controllare la flotta sul territorio dove sono i mezzi, quindi quello che si diceva prima, dove sono le merci, con l'utilizzo delle app, l'istruzione degli autisti, controllare che gli autisti facciano sempre quello che devono fare, perché il giorno d'oggi l'autista non è più l'autista di una volta, ma le sue competenze sono sempre più importanti, perché molte attività sono demandate agli autisti, quindi l'informazione che dobbiamo passare agli autisti stessi. Gli autisti che devono rispettare le normative, le famose ore guida, quando si diceva facciamo la navetta, dobbiamo far partire all'ora giusta, le merci devono essere pronte, il mezzo deve arrivare, ci sono le autostrade, ci sono tutta una serie di problemi, quindi questo è tutto quello che occorre pensare. Sinceramente dilungarmi oltre con tutto quello che è stato detto, preferirei che ci sono qualche domanda, non lo so. Grazie. Ringraziamenti a tutti i relatori per la chiarezza. Credo che sia certamente più chiaro, mi rivolgo naturalmente ai principali portatori di interesse, cioè i ragazzi
presente, da ragazze presenti, di genitori, per capire tutte le potenzialità della logistica. Mi fa piacere anche ricordare l'etimologia di logistica, che da logo, quindi parola, ragionamento, cioè è un qualche cosa che è legato strettamente, come dicevo prima, e l'abbiamo visto, ad una organizzazione delle persone e delle merci, con una prospettiva di lavoro sicuramente facilitata, ma anche una prospettiva varia, estremamente varia, all'interno del mondo della logistica, all'interno delle aziende che necessariamente sono sostenute dalla logistica. Quindi io inviterei veramente i presenti, soprattutto insomma, i diretti interessati, come dicevo prima, quindi i rappresentanti di genitori e di studenti, a porre delle domande di qualunque tipo, di tipo magari più scolastico o a più lunga portata, legata quindi a qualche cosa che ha a che vedere o con le aziende o con gli enti o eventualmente naturalmente anche con il comune, perché credo che il signor sindaco, lo ringraziamo, che è rimasto nonostante i moltissimi impegni, e quindi credo che sia un'occasione veramente importante per avere una serie di persone a cui porre delle domande. Intervengo io. L'utilizzo di questi, diciamo, sistemi informatici, l'utilizzo di questi sistemi informatici ovviamente per tenere sotto controllo i mezzi, dove sono, o comunque il controllo generico delle merci all'interno del magazzino. Questi tipi di programmi, quindi i ragazzi già nella scuola impareranno ad utilizzarli? Allora, la base sicuramente viene data dalla scuola. La scuola italiana, prima si è parlato anche, prima di tutti ovviamente hanno fatto riferimento alla scuola, la scuola italiana è una scuola, non posso non dire che è una scuola che funziona, ha degli aspetti certamente da migliorare, ma funziona, la dimostrazione l'abbiamo quotidianamente con l'inserimento dei nostri studenti in aziende o università straniere dove dimostrano la loro preparazione. Quindi sicuramente questi aspetti fanno parte del curriculum della logistica a scuola, i programmi svilupperanno questi argomenti, come dicevo ci saranno anche altri aspetti legati alla simulazione di volo, tutta una serie di attività laboratoriali, però certamente sì. Poi ovviamente nel momento in cui lo studente o la studentessa affrontano e superano l'esame di maturità, a quel punto si apre la prospettiva del mondo del lavoro, che per forza di cose forma l'ex studente che viene inserito nel mondo del lavoro. Per cui è importante quello che è stato ribadito oggi, cioè il legame tra la scuola e l'azienda. La scuola non deve dipendere dall'azienda, la scuola non deve neanche però dire all'azienda ovviamente che cosa deve fare. È importante l'interazione, di modo che l'azienda, che è aggiornata costantemente sul territorio, può aiutare la scuola nell'esperienza ad esempio dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, alias alternanza scuola-lavoro, alias stage, diciamo l'esperienza lavorativa in azienda da studente. Quindi sicuramente, ripeto, quello che abbiamo visto sarà materia di studio, sarà applicata nelle attività di PCTO. Prima ringraziamo la professoressa Franza, che è stata importantissima nell'organizzazione di questa serata, e anche la nostra referente dell'alternanza scuola-lavoro, e mantiene rapporti con centinaia di aziende che consentono lo sviluppo di quello che viene studiato in classe. Questo dal punto di vista scolastico. Naturalmente se Slala o Ampal o le aziende vogliono aggiungere qualcosa alla mia risposta,
per completarla se necessario, prego. Mi è concesso, immagino che durante gli stage previsti i ragazzi potranno entrare nelle aziende e vedere e toccare con mano questi sistemi. Poi, come detto, essendo un dinosauro, io quando sono entrato in azienda mi ricordo che per processare un ordine passavo 3-4 sistemi, oggi con un ordine e con un sistema molto easy, molto semplice, perché ormai i sistemi devono essere semplici, riesco a vedere tutto il ciclo dell'ordine, quindi parlando di controllo del mezzo, riesco a vedere quando è arrivato l'ordine, riesco a vedere quando è stato assegnato, quando l'autista l'ha ricevuto, quando l'autista ha iniziato il viaggio, riesco a controllare i costi, perché dopo è ovvio che tutto quello che io devo fare lo devo fare nel rispetto di certi costi. Ormai sono programmi abbastanza semplici, non sono più programmi complicati di una volta. Grazie. E anche in questa risposta si comprende ancora di più quel quadro orario che si vedeva, per cui diritto all'economia, meccanica, informatica, elettronica, sono il periodo di logistica, tutta questa serie di convergenze, di competenze che deve avere per soddisfare queste esigenze. Prego. Ho visto nell'orario del corso di logistica, nel triennio c'è proprio la voce logistica. Che cosa prevede in particolare? Prevede sostanzialmente quanto è stato visto prima, nel senso che le altre materie sono materie, diciamo, più tradizionali. La logistica in sé prevede la preparazione, anche a questi programmi gestionali, prevede la, come dicevo prima, il concetto di organizzazione, prevede la gestione del magazzino, la gestione delle merci, l'approvvigionamento, quindi è una materia anche questa trasversale. Che forma nello specifico. Le altre materie fanno, non dico da corollario, però è evidente che il numero delle ore principali fa chiaramente capire quello, oltre al nome della materia, qual è il centro principale dello studio. Oltretutto, proprio da questo punto di vista, più volte anche l'assessore Damiani lo ha detto, è un tipo di corso che naturalmente, ovviamente non ci sono indirizzi di studio per generi, no? Indirizzi che sono adatti ai ragazzi, indirizzi che sono adatti alle ragazze, però certamente, ripeto più volte l'assessore Damiani aveva fatto queste considerazioni, proprio per la mentalità razionale delle ragazze può essere molto adatto la mentalità femminile a questo tipo di disciplina, che deve seguire appunto una logica conseguenziale nella gestione, come si diceva, delle merci e di queste applicative. Se naturalmente vogliono aggiungere qualcosa. Quindi lei pensa che le 5 ore che hanno, presumo che siano 5 ore, quindi un'ora al giorno, sono calcolate così? Allora, gli orari. Prego, la faccio finire per la risposta. Dico, secondo lei l'orario che voi avete previsto per la logistica è in grado di coprire l'idea generale di quello che è proprio questo indirizzo, di quello che va a preparare il ragazzo? Perché comunque la logistica è un settore molto ampio, quindi è ovvio che in un triennio non sarà facile per un ragazzo avere davanti tutto il mondo della logistica e conoscere tutto quello che comporta. Certamente. Allora, intanto questo orario non l'abbiamo deciso noi, nel senso che sono orari che derivano dalle linee guida degli istituti tecnici, quindi tutto quello che adesso è scuola deriva dalle ultime riforme, ma da questo punto di vista la riforma principale è la cosiddetta riforma Gelmini, per cui questi programmi non li abbiamo inventati noi, ma derivano da queste linee guida. E
noi possiamo declinarli con una certa autonomia. Faccio l'esempio di quel corso di termoidraulica di cui parlavamo prima, che ha visto il vice sindaco ieri entrare direttamente in casa durante una lezione. Ecco, quello è extracurricolare ed è aggiuntivo, basato sulla possibilità di autonomia che hanno le scuole. Qui di autonomia non ce n'è, nel senso che il programma è quello. Quegli orari, il legislatore che l'ha studiati ritiene che naturalmente siano congrui con questa necessità. Teniamo presente che l'orario settimanale del perito in logistica è analogo a quello degli altri periti, quindi sono 32 unità orarie, 32 ore, cioè sono 33 settimane standard annuali, un orario settimanale di 32 ore più un'ora aggiuntiva in prima, perché è stata aggiunta qualche anno fa l'ora di geografia, e entrando nel merito, queste ore saranno ripartite dal lunedì al venerdì, perché noi da anni non abbiamo più il sabato coperto da lezione come le altre scuole tortonesi, e l'inizio delle lezioni è alle 7.40, il termine alle 13.50, c'è una giornata in cui si fa un recupero di scienze motorie, rappresentato in questo caso dal professor Alfio Ferrari, che è uno dei nostri insegnanti di scienze motorie, il più rappresentativo, certamente per esperienza sicuramente. E questo che sei vecchio. No, è esperto. No, poi è stato il dottore a parlare di dinosauri, io dal 34 nella scuola, quindi per cui della logistica 30 anni sono io. Infatti. Diciamo rientro, unico rientro settimanale soltanto nelle prime, appunto, dei periti, per far quadrare questi orari. Quindi chi ha progettato questo corso l'ho progettato in questa maniera. D'altra parte, anche gli altri corsi, che siano di perito, che siano di amministrazione, finanze e marketing o di servizi commerciali, che noi offriamo al territorio, o di liceo scientifico, liceo di scienze applicate, hanno più o meno questi stessi orari. Certamente, secondo me, da dinosauro, mutuo di nuovo, ritengo che siano congrui, perché certamente anche soltanto 2 ore settimanali segnano. Io ho insegnato per 24 anni italiano e storia erano 2 ore settimanali, ma certamente, allora, se si pensa di formare uno storico, direi che può bastare a dargli uno sviluppo della propria vocazione. Certamente sono sufficienti 2 ore di storia per far capire ad uno studente l'evoluzione storica. Le 5 ore non necessariamente una al giorno, perché normalmente l'orario prevede anche 1 o 2 doppiette cosiddette, cioè 2 ore abbinate. I nostri moduli orari, come capita in quasi tutte le scuole, sono di 50 minuti, quindi ci sarà anche un giorno senza logistica, ma un altro giorno con 2 ore di logistica e non un'ora sola. La stessa cosa vale naturalmente per matematica. Io prima non mi sono soffermato troppo sul biennio, però naturalmente, quando ho detto che c'è una convergenza anche di discipline umanistiche, e l'italiano, non lo dico perché l'ho insegnato per degli anni, ma è importante anche nella logistica, però bisogna farsi capire, e quindi è sempre importante l'italiano. Con la riforma Gelmini addirittura i periti hanno avuto 1 ora settimanale in più di italiano, quindi 4 ore invece di 3, fino ad una quindicina di anni fa erano 3 ore. Quindi non dimentichiamo anche le altre materie, che sono tutte formative. Importante l'inglese, è importante, ad esempio, credo che sia importante ricordare che nel nostro istituto abbiamo potuto far conseguire ai nostri studenti le certificazioni linguistiche FIRST e PT gratis, grazie a dei moduli
scolastici finanziati con i fondi strutturali europei, cioè i PON, i cosiddetti PON. Quindi anche questo per la logistica è certamente molto importante. Quindi è importante certamente la logistica, perché dà il nome al corso, ma non dimentichiamoci la matematica anche, per una matematica orientata alla contabilità, diciamo così, non è la ragionieristica, ma la contabilità legata alla logistica, ma l'inglese, l'italiano, la storia, anche per gestire determinati flussi bisogna anche sapere che cosa si sta vendendo, spesso la storia aiuta a, a comprenderlo meglio. Se permette, dottor Mitica, se permette il dirigente, volevo integrare la risposta, ma con qualcosa che aveva detto lei prima quando presentava il corso. Ad esempio il fatto che diritto ed economia, che per gli altri indirizzi esiste solo nel primo biennio e che viene estesa a tutti gli altri 3 anni, quindi sarà chiaramente diritto ed economia strutturato verso logistica. Poi scienza della navigazione, struttura del mezzo di trasporto sono chiaramente materie specifiche, discipline specifiche legate alla logistica, quindi non sono solo le 5 ore o le 6 ore nell'ultimo anno, ma tutte le ore presenti, anche se la disciplina si chiama elettrotecnica, elettronica ed automazione, ci richiamiamo a quello che abbiamo sentito nell'ultimo intervento, quindi non sono le sole 6 ore, ma è tutta l'articolazione delle ore di specializzazione, nonché tutte le ore di laboratorio. Quindi il monte ore non sono 5-6 ore dedicate alla logistica, ma sono circa la metà, forse qualcosa di più, adesso ad occhio non riesco a fare i conti, ma direi più della metà delle ore curricolari settimanali sono direttamente legate alla logistica, non per via traversa. Quindi volevo solo specificare, l'aveva detto il preside all'inizio, nel caso di ribadirlo. Sì. Ha fatto bene a dirlo, a ribadirlo, e assolutamente. Io mi permetto addirittura di dire che sono poi alla fine tutte 32 le ore, nel senso che alcune in modo diretto, altre in modo indiretto, trasversale, però è il mio riferimento alla storia. Non dimentichiamoci che il nostro istituto abbiamo già, questo nell'autonomia, una curvatura di logistica nei servizi professionali. C'è il professor Sergio Ruti, che è insegnante di economia anche al plesso Carbone, quindi abbiamo anche questo tipo di esperienza, per cui il tutto converge su questo tipo di programmazione. E in più, ovviamente, tutto quello che si farà sulla logistica sarà certamente anche a vantaggio degli altri corsi, perché, come si diceva prima nelle conversazioni prima dell'inizio della conferenza, il perito meccanico, il perito informatico, il ragioniere certamente trova collocazione nella logistica anche. Quindi, se ci sono altri interventi, anche ulteriore risposta dalla signora. L'integrazione che già sarebbe rispetto ad oggi un grosso guadagno per le aziende, e i ragazzi che approcciano il mondo del lavoro a questo livello abbiano anche l'idea di cos'è il ciclo dell'ordine, anziché dover stare a spiegare, a raccontare tutto, a spiegare ai ragazzi, a far capire il discorso delle ore guida a riposo. Ci si perdono delle settimane intere a fargli capire, e questa è normativa che chi segue i mezzi deve sapere, perché deve sapere che lo sa l'autista. Se io devo fare una pianificazione di un viaggio, devo sapere che per fare quel viaggio ci vuole X tempo, e devo capire se l'autista può, è in grado di fare questo viaggio rispettando quelle che sono le normative vigenti. Quindi già avere questi piccoli mattoncini per le aziende all'inizio è già molto, perché poi ogni azienda, secondo se uno segue il trasporto, il magazzino, determinate cose, avrà poi la formazione. E per andare ad approfondire maggiormente occorre poi dopo fare il salto che si citava prima con le università. Ci sono altre domande? Altri interventi? Prego. Solo una domanda. Prego. I docenti di questo corso specifico di logistica, che difficilmente non si trovano sul mercato, perché guardo la mia esperienza professionale,
ingegneri meccanici, elettronici, dove pensate di recuperarle? Allora, principalmente dalle graduatorie dell'ufficio scolastico provinciale, e tra l'altro, come abbiamo detto più volte, sempre con l'assessore Damiani, che continua a citare, ma la riprova di questo dialogo che c'è stato per questi due anni con l'amministrazione comunale, più volte si è detto che avviare un corso anche a Tortona è certamente, può essere certamente motivo di un circolo virtuoso, perché nel momento in cui si formano, allora, un nuovo indirizzo di studi significa anche nuovi posti di lavoro all'interno della scuola, certamente non decine di posti, ma certamente alcuni posti di lavoro per delle figure che non facilmente possono essere trovate, ma si trovano. Io ho visto in questi anni l'evoluzione dell'organico e il ringiovanimento dell'organico. Io sono arrivato a Tortona, il mio primo anno qui è stato il 2012-13, e questo è il mio decimo anno di dirigenza del Marconi, sono al quarto contratto confermato al Marconi. Io ricordo che il primo anno non c'erano docenti sotto i 35 anni. Nel mio anno di prova, una io dovetti fare 75 ore di formazione e sviluppare un progetto che adesso si chiama rapporto di autovalutazione, e che il Ministero ha pensato bene di far sperimentare a noi neodirigenti nel 2012. Si chiamava rapporto Vales all'epoca. Professor Chiodi, il sindaco professor Chiodi, sa benissimo di che cosa stiamo parlando. Ecco, tra gli altri dati c'era un'analisi anagrafica, e al Marconi non c'era un insegnante sotto i 35 anni. Adesso ne abbiamo più di uno, ma ne abbiamo anche sotto i 30 anni. Io quest'anno sono stato onorato di aver assunto 4 diplomati, me dirigente scolastico del Marconi, come assistenti tecnici o come insegnanti tecnico-pratici. Uno, anzi più di uno di questi, sta finendo l'università, si sta laureando, una si è laureata mentre era in servizio da noi, e sono tutte professionalità giovani che guardano anche al mondo della scuola come ad un inserimento. Quest'anno abbiamo un ingegnere aerospaziale che sta facendo l'anno di prova da noi ed è una di quelle classi di concorso adatte all'insegnamento delle discipline logistiche, ed è un insegnante giovane e che dà certamente una prospettiva di sviluppo nel futuro. Insegnante donna, tra l'altro, a sottolineare l'importanza del STEM al femminile. In più, appunto, come si diceva, se il Sodrero in questi anni poteva avere delle difficoltà perché magari non faceva cattedra, cioè poteva esserci una disciplina con quello che in termini tecnici si chiama spezzone orario, beh, allora da Tortona a Casale, abbiamo detto prima, non c'è pochissima strada. Peraltro io da insegnante un anno ebbi una cattedra Neive Bra, quindi non comodissima, infatti, abitando a Novi Ligure, però per dire che comunque noi abbiamo dei docenti che condividiamo con altre scuole anche distanti. Per cui attivare anche da noi un corso di logistica significa aiutare gli amici del Sodrero, collaborare con loro e avere più possibilità loro e noi di trovare dei docenti di questo tipo. Devo anche dire che negli anni passati, anche grazie all'interessamento di persone che collaborano con i Marconi, con l'ingegnere Meirana, ci siamo parlati più volte, anche tramite gli ordini professionali siamo andati a cercare docenti. Però devo dire che negli ultimissimi anni, quest'anno soprattutto, stiamo vedendo professionalità anche molto particolari e specifiche, guardare con interesse al mondo della scuola, e quindi
sono ottimista anche sull'individuazione e sul reperimento di questi docenti, per reperire i quali peraltro abbiamo una prospettiva di 2 anni, perché nel biennio sostanzialmente abbiamo materie sostanzialmente tradizionali, se si esclude, ma fino a un certo punto, la disciplina cosiddetta STA, Scienza e Tecnologie Applicate, che è il primo tassello che dà l'orientamento del corso, nel senso che STA per i meccanici e meccanica, per gli informatici e informatica, per i chimici e chimica, eccetera. Quindi per i logistici sarà logistica. Per cui è un discorso in prospettiva di 3 anni prossimi, però certamente ci siamo già mossi, come testimonia la presenza di questi ingegneri aerospaziali. Grazie per la domanda. Altre domande? O altri interventi che possano essere ulteriormente... Io ringrazio, vi saluto lanciando solo un suggerimento per il prossimo corso all'assessor Damiani. Considerando che in Italia circa l'80% delle merci si muove su gomma, e considerando che più o meno considerando che più o meno il circa il 35-40% degli autisti ha solamente meno di 45 anni, c'è un bisogno veramente estremo di autisti. Gli autisti, ricordiamoci che non sono più quelli di una volta, sono delle figure professionali molto importanti, che sono delle figure professionali senza le quali, guardiamo cosa succede in Inghilterra, potremmo avere qualche piccolo problema. Questo mi permetto come succede. Grazie a Grazie, dottor Costetti.